Molto bene, molto male. Parliamo di nuovo di metodo di studio e soprattutto di esami. Oggi siamo di nuovo qui, finalmente, perché sono passati un po' di mesi, ma me ne assumo totalmente la Mi sei responsabilità. mancata. È vero, è vero. E, abbiamo finalmente di nuovo Chiara Petragnani, esperta di metodo di studio e nonché founder di Traunf, giusto? Sì. Che spiegalo tu in due parole, che cos'è? È una realtà che, diciamo, al momento è molto geolocalizzata nel terzo municipio di Roma, ma abbiamo delle mire espansionistiche. Io ti aiuterò in questa espansione, sarà il Ma nostro vitico. Porteremo Traunf assolutamente. online, cioè tu non lo sapevi perché te lo sto dicendo adesso, ma ti voglio aiutare a rendere questo progetto un progetto di e-learning. Ok, Ecco, ecco, bello. occhi terrorizzati. Notizie in diretta proprio. Senti, tema di oggi, che è un tema attualissimo e ci abbiamo pure un po' fretta, perché vogliamo parlare di esami di Stato. Esatto, esami di Stato, che l'unica cosa certa oggi è che inizieranno il 22 di giugno. Esatto, a E, sorpresa, nel a senso che sorpresa. non si sa ancora come saranno, ma del No, allora, resto, perché saperlo per tempo? esatto. Diciamo, le cose certe in questo momento sono la data d'inizio, che è il 22 di giugno, e il fatto che sono stati reintrodotti le prove scritte. Quindi il tema di italiano per tutti e una seconda prova che è quella di indirizzo. Però Perché riavvolgiamo il nastro, gli esami al tempo del Covid erano diversi, c'era allora facciamo un solo. attimo velocissimamente. Allora, nel 2019, quindi l'anno prima del Covid, era stata introdotta una riforma dell'esame di maturità. In cui fondamentalmente si era, diciamo, era stata eliminata la terza prova, che era questa cosa che, diciamo, per gli studenti del 2000, il 2000 metteva molto in crisi, perché era una prova complessiva globale che abbracciava interdisciplinare. E insomma, ha messo in difficoltà diversi studenti. È stata fatta una modifica, sì, una riforma, per cui sono state lasciate le prove di indirizzo, le prove di italiano, eccetera, e è stato introdotto il tema, diciamo, delle buste famose all'orale, in cui venivano sottoposte al candidato tre buste, Okay. doveva sceglierne Come una. Mike Bongiorno, la 1, la 2, la 3 È praticamente. stato detto Solo questo che e quelli del anche 2000 non peggio. sanno neanche chi sia Mike Bongiorno, e questo è il dramma. Esatto, però l'hanno vissuto, e quindi nella scelta di questa busta poteva saltare fuori una fotografia, una citazione, un autore, un nome, qualsiasi cosa, e da cui partire per fare, diciamo, un esame orale, che dovevo, diciamo, un colloquio orale che durava circa un'ora, in cui diciamo, partendo da questo spunto, si doveva fare un collegamento interdisciplinare. Cioè, Okay. praticamente è come fare l'esame di Stato basarlo su una partita di Trivial Pursuit. Più o meno, vabbè, Ah, però bello! insomma, bene. Però diciamo che sì, però diciamo, adesso io non sono mai per demonizzare eccessivamente, però era un modo anche per abituare i ragazzi, che poi saranno gli adulti di domani, così a partire da un tema, da un argomento, anche imparando a ripetere ciò che sanno, ma come anche superare le difficoltà, quindi portare il discorso su un tema loro più congeniale. Quindi come si esce da un impasse, Come fondamentalmente, fare un oppure. colloquio banfando, fondamentalmente. Esatto, No, adesso però faccio queste diciamo questa. battute e questo sarcasmo, ma in realtà il focus della puntata di oggi è esattamente su questo, cioè al di là del sarcasmo che possiamo fare o delle piccole polemiche sul fatto che sicuramente questa cosa è assolutamente perfettibile, lo scopo di questa puntata è dire ok, però
Vi diamo qualche dritta per imparare a studiare in modo da superarle queste difficoltà, esatto, indipendentemente dal tipo di esami. Cioè, non possiamo stare adesso che siamo a marzo a pensare quando arriveranno le informazioni maggiori, le rettifiche, se adesso ci saranno degli, cioè non andiamo dietro alle diciamo beghe burocratiche o ministeriali o altro, cioè stiamo arrivando a un momento molto importante della vita dello studente, perché è proprio la fine di un ciclo durato 13 anni, cioè in realtà sono tre cicli, certo. Cioè, quindi siamo proprio alla conclusione, finito l'esame, finita il liceo, puoi decidere se continuare il tuo percorso di studio all'università o se magari ti lanci nel mondo del lavoro, quindi è proprio una chiusura, è finito, chiuso un cerchio, e allora questo cerchio va chiuso bene, e per chiuderlo bene bisogna proprio mettersi come focus principale al centro proprio noi, cioè lo studente, sì, il ragazzo, il maturando. Non quindi il tipo di esame, cioè la preparazione che tu ci inviti, no? a fare, a condividere, sia come genitori, sia da trasmettere e comunicare agli studenti e alle studentesse, è questa. Cioè, non studiamo per il tipo di prova, esatto, o il tipo di esame che ci troveremo di fronte, perché oggi manco non sappiamo che tipo di esame sarà e tra un anno sarà ancora diverso, ma studiamo per acquisire competenze. Esattamente, cioè non bisogna studiare finalizzato all'interrogazione, finalizzato all'esame, finalizzato a qualcosa. Cioè, l'unico fine, l'unico scopo è quello di studio per sapere. Quindi è proprio una cosa che arricchisce te quando tu ti siedi e fai un tema o ti siedi e fai un colloquio orale di fronte a una commissione. Oggi è un esame, domani è un colloquio di lavoro, dopodomani sarà una chiacchierata in un salotto quando, che ne so, ti presenti a casa dei genitori del tuo fidanzato o della tua fidanzata. Cioè, voglio dire, un colloquio. Io e te adesso stiamo facendo, esatto, un colloquio, è una chiacchierata su temi, diciamo, che padroneggiamo, però di cui ovviamente siamo esperti, ma non sappiamo tutto lo scibile umano, e soprattutto, no? Cioè, ci sono anche come tenere in testa in una conversazione in cui c'è qualcuno che ha un'idea diversa dalla nostra. Esatto, cioè, e poi dire, dove non è tutto programmato al millimetro, cioè è chiaro che noi prima di fare una live ci facciamo una scaletta, no? Un'idea di quello che andremo a dire, ma poi dopo quattro righe, dopodiché ci sta il fatto che noi ci dobbiamo mettere non soltanto le competenze che abbiamo, ma anche i dubbi, secondo me, esatto, che abbiamo, cioè fare delle domande ad alta voce. E, infatti, secondo me ci sono, non so se tu sei d'accordo, tre punti di vista che bisognerebbe tenere sempre presenti quando si studia. Io lo sto imparando però questo a 45 anni, è facile per me dirlo oggi, esatto, che studio per altri motivi, non più per gli esami, ma per accrescimento personale. Una è proprio l'autoconsapevolezza, cioè un lavoro interiore. Due è un lavoro emotivo. E tre è un lavoro didattico. Non so, sì, se sei d'accordo su questo. Sì. Sì. Forse il piano più facile è quello didattico, no? Non so se vogliamo partire da lì. Guarda, piano didattico è il più facile, ma è il più difficile per certi versi, perché ti mette a confronto con l'altro, e l'altro in questo momento è un esaminatore, è un professore, è una persona che purtroppo viene vista sempre come il nemico. Ok, quindi sul piano didattico c'è sempre una tendenza a dover seguire degli schemi per accontentare. È vero. E secondo me il consiglio che mi sento di dare a chiunque coinvolto in questa fase, che siano gli studenti, il maturando vero e proprio, l'insegnante, il genitore, l'educatore, cioè di mettersi umilmente in dubbio e in discussione. Cioè, se l'apprendimento migliore è quando uno si siede di fronte a un testo o a un argomento, una materia da studiare, e con proprio con il dubbio. Quindi io
un dubbio, oppure non so questa cosa, anche se magari sono 5 anni che la sto studiando, quindi come se la scoprissi per la prima volta. Quindi come, diciamo, si pone un bambino che sta imparando per la prima volta a camminare o a dire mamma o a dire papà. Okay, quindi se uno si mettesse in ascolto di se stesso e in accoglienza di ciò che sta studiando, innanzitutto non ti siedi e con delle idee precostituite e preconcetti. Faccio così una Sì. nota polemica, nel senso se io mi metto a studiare un autore di letteratura o un argomento di matematica, già partendo che è noioso, non mi piace, non lo capisco, non... Ho riempito la mia testa di roba. Se io mi siedo con la testa vuota, vuota nel senso di non ho più Aperta. di no? Io sono pronta ad assimilare e incamerare. Poi magari scopro che quell'autore non mi piace perché ne preferisco un altro, però ecco lì che allora si forma il mio pensiero Sì. critico. Il dubbio e la curiosità E la curiosità. autentiche. Allora, io lo capisco perfettamente perché mo noi siamo vecchie, cioè tu Siamo come non vecchie, di me, brava, però siamo diciamolo. vecchie. È chiaro che a questa consapevolezza ci arrivi quando sei vecchia, è finito di studiare, dici: ah, se avessi ai miei tempi studiato per l'amore della cultura. Quindi la cosa che io trovo difficile è usare la nostra esperienza e i nostri fallimenti per motivare le persone che Gli invece ci si altri, trovano in questo certo. momento, no? Ma Perché è c'è questo questo. gap e questo è difficile quando ascolti una persona adulta che ti dice: no, ma dovresti studiare per te stessa, e l'altro dice: stica. Anche no, guarda, io adesso faccio un coming out così proprio totale. Io, come credo, l'80, guarda, non voglio dire il 100, mi tengo l'80% degli studenti che in secondo superiore si trovano ad affrontare il test dei promessi sposi, credo che è proprio nulla di più detestabile. L'ho abbandonato negli anni, ho detto sì, lo rileggerò quando sono grande, sì, vabbè, ok. Giorni fa ero con mia figlia che fa la terza media e nelle riforme varie delle scuole cominciano a leggere a livello antologico dei brani tratti dai Promessi Sposi o ce l'ho qui, io ti giuro sto weekend io lo tiro giù, io me lo rileggo sul serio, cioè leggendolo con lei mi sono proprio detto ma tu ti rendi conto, cioè 10 righe per descrivere la giacchetta di Renzo, di quella faceva, Madonna che palle, cioè, ma la giacchetta è una giacchetta, quello ci ha messo 10 righe soltanto di descrizione e tu ti rendi conto, capito, cioè, quanto ti può arricchire il Sì. vocabolario, il Guarda, modo poi di... qui tocchi proprio un tasto perché io nella mia terza liceo, quindi l'ultimo anno delle superiori, mi ero proprio riletta I Promessi Sposi con quell'ottica lì, cioè di capirli, di ampliarmi, e quell'anno capitò il tema sui Promessi Promessi Sposi. Sposi. Fantastico. Culo pazzesco. Culo pazzesco. No, io a un terzo liceo, a 18 anni c'avevo ancora il rifiuto, quindi no, però a 49 adesso me lo porto a casa e sto weekend vedo Io che. devo dirti che, allora, quando, perché oggi studio tantissimo per il mio lavoro, per tutto quello che cerco di fare anche su Mamma Felice, e il mio modo di studiare è passato da questo studio finalizzato al superare esami, al prendere voti, ad avere una media decente, Alta, di subito. a non essere più bocciata, a quello di fare veramente miei i concetti. Cioè, sono passata proprio da questo livello didattico, chiamiamo, a questo livello invece proprio di consapevolezza, autoconsapevolezza. Cioè, come dici tu, aprire la testa, essere curiosi, perché quando mi approccio a un contenuto, lo studio, lo guardo, approfondisco, e adesso con internet è ancora più facile, per avere una mia opinione su quel contenuto. Quindi non per riportare pedissequamente il contenuto, cioè Manzoni era uno, cioè, ma per dire cosa piace a me di Manzoni Esatto. e cosa non mi piace.
Se io fossi stata Manzoni, È il pensiero cosa critico. avrei fatto e cosa avrei scritto? Ecco, secondo me quella potrebbe essere un piccolo spunto che possiamo dare, no? Cioè, studiare con l'idea di avere un'opinione su tutto. Perché noi poi dobbiamo andare su Instagram a fare le stories e a dare un'opinione su tutto. Esatto. Esatto. Cioè, però diamo un'opinione, facciamo una storia sull'ultimo outfit di, non so, chi è il più stravagante di questi idoli dei Billy ragazzi. Porter, che io adoro. Ok? E poi diamo anche un'opinione su un libro che uno ha letto. Cioè, si può fare, non è, capito, non è da sfigati, anzi. Però è proprio, in realtà è proprio questo, cioè io ci ho messo tanti anni a capire questa cosa ed è quello che cerco di trasmettere ai figli, ai ragazzi che girano qui intorno, eccetera. Proprio lo studio curioso, lo studio per sé, poi lascia stare che dall'altra parte hai una persona che è preposta lì a giudicare. Andrebbe completamente rivoluzionata e Concordo. riformata la scuola, ma questo è un altro tema. Ora dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo, cioè è troppo facile dire ah, non funziona, non è così, allora io non studio più. No, tu fai un danno a te se non studi. Concordo. E guarda, questa cosa di considerare lo studio con curiosità, personalmente per me è stata fondamentale perché poi quando mi sono iscritta all'università a Scienze della Formazione, io ogni esame, ogni libro, ogni riga che ho studiato, li studiavo pensando proprio coscientemente, dicevo, questo lo sto studiando perché mi deve servire per il mio lavoro, questo lo dovrò mettere in pratica, cioè cercavo proprio di entrare dentro quel contenuto e infatti io non mi sono laureata perché mi mancano tipo 5 esami, io non sono laureata, ma io conosco alla perfezione gli argomenti che ho studiato e mi sento esperta e titolata a parlarne anche senza il pezzo di carta, quando magari invece ho colleghe e colleghi che quel pezzo di carta ce l'hanno, ma hanno puntato Non escono dal libro che hanno letto. all'esame, al voto, alla laurea e non alla comprensione dell'argomento. Ecco, Esatto. secondo me è questo che fa la vera differenza. Poi se riuscite a pigliarvelo il pezzo di carta è utile, non è che dico. Assolutamente, per carità. Guarda, io lo dico ai miei figli sempre, perché mo ce n'ho uno che sta dentro l'università, mo l'altro c'entrerà se te, Madonna, come si becca. Oddio, che tragedia, però noi ci siamo conosciute che i miei figli facevano l'elementare, manco le elementari facevano, cioè parliamone. Però gli dico sempre, cioè, probabilmente io, noi siamo l'ultima generazione appunto che ha potuto studiare, fare adesso, che viene etichettato tutto, che vengono etichettati i disturbi, che vengono Bravo. etichettati i titoli, che tutto c'ha l'etichetta. Non averla può mettere in difficoltà Sì. per il futuro, cioè per il futuro, perché è come non avere le chiavi di casa, ok? Sì, e poi Però soprattutto. dall'altra parte cioè, sarò noiosa, ripetitiva, abbiate pazienza, però è proprio, lo dico allo sfinimento, non prendete un pezzo di carta, perché un pezzo di carta e poi ci fa, quel pezzo di carta vi apre una porta. Ma siccome ora senza il pezzo di carta non si va da nessuna parte, scusa il gioco di parole, ci sarà sempre qualcuno che ce l'ha perché l'ha preso tanto per, e quello che l'ha preso con cognizione di causa, sapendo che cosa ha studiato, sapendo, avendo interiorizzato e avendo fatto proprio quello che era nel libro, non è rimasto chiuso nel libro. E allora mettetevi in gioco. Sì, ed è questo, veramente di entrare nel profondo, secondo me, ma nel profondo di se stessi e se stesse. Chiaro che io questo lo sto dicendo perché negli ultimi anni, avendo fatto questo percorso di terapia psicologica, è chiaro che ne parlo dicendo che questa è stata la mia scoperta, la mia rivoluzione, no? Il fatto di rendere tutto, di prenderla tutta sul personale, cioè, ma nel senso. Per la mia persona, per come voglio essere io, il tipo di persona che voglio essere, quello che leggo, imparo e studio, come può formarmi, come può cambiarmi, come può esaltarmi dal punto di vista dell'evoluzione umana, no? E mi rendo conto che è un concetto filosofico molto difficile, ma secondo me
Molto potente e capisco che a 18 anni, 17 anni possa essere difficile, ma c'è anche da dire che noi eravamo degli imbecilli e invece queste generazioni sono delle generazioni di ragazzi e ragazze straordinarie, con Assolutamente. 7.000 marce in più, molto più smart e molto più intelligenti di noi, e quindi io confido che questa coscienza loro ce l'abbiano collettiva anche, no? E quindi è una grande forza. C'è poi questo terzo punto, dicevamo, didattico, autocoscienza ed emotivo dello studio, che Sì. secondo me può essere il freno, perché lo studio si porta dietro la paura, l'ansia. La sensazione di non essere mai abbastanza bravi, la sensazione che un voto determini anche le tue qualità come persona, cioè che se tu Guarda, prendi questa. Esatto. 4 sei una persona da 4. Allora, io dico sempre due cose a chi, diciamo, mi trovo, con cui mi trovo a parlare di questo, in genere i ragazzi. Allora, innanzitutto, non siete il voto che prendete. Che oggi può essere 8, domani può essere 4 e viceversa. Il voto è semplicemente una fotografia, anzi, non è neanche una fotografia, perché è un disegno, perché Esatto. è, diciamo, il vostro valutatore del momento che decide il grado di preparazione. Tante volte si sente, no? Quel professore mi ha messo 8 e l'altro mi sono fatta valutare, ma mi ha messo 4 e viceversa. Per cui, perché c'è una anche Discrezionalità. c'è una discrezionalità e un'interpretazione. Seconda cosa, il concetto del voto è una gabbia. Quando uno dice no, ho preso 8, ho preso 10, sono bravissimo. Allora, se uno si mettesse veramente, avesse la consapevolezza, il professore che hai di fronte ne saprà sempre mille più di te, perché ci ha fatto sopra studi, ha fatto i corsi di studi, ha preso la maturità, si è laureato, ha buon bisogno, avrà fatto anche dei master e degli approfondimenti. Vogliamo metterci che se non è proprio giovanissimo avrà almeno 2 o 3 cicli di Esatto, per insegnamento. quanto possiate ritenerlo un professore o una professoressa mediocre, ha perlomeno Comunque dalla sua ne sa. vari cicli di esperienza. Esatto, un professore che decide, cioè che ti mette 10 o che ti mette 4, nel senso ha deciso lui o lei di valutare e premiare il tuo impegno, le tue capacità, la tua capacità espositiva, la tua capacità di rielaborazione, eccetera. Quindi voglio dire, quante volte, ma io sapevo tutto e mi ha messo 6. Ok, sapevi tutto sulla base di che? Che domande ti ha fatto? Ti ha fatto domande che hanno valorizzato e quindi ti hanno portato su una strada o ti hanno messo in difficoltà e tu sei caduto? Cioè, un professore ti ha in mano. Allora, se Esatto. uno è per questo che dico, non bisogna studiare mirato a quella prova, tu studia per te, perché e se tu studi per te e ti fai il tuo bagaglio di cultura e soprattutto di capacità di analisi, capacità critica, no? Magari inciampi, magari vacilli, ma non crolli come una pera. E Sono d'accordissimo. tante volte ho visto ragazzi, aveva fatto un'interrogazione, hanno preso anche un bel voto e valutando poi l'interrogazione non hanno in realtà risposto alla domanda che gli è Esatto. stata posta, ma hanno preso magari 8 perché sono riusciti a uscirne fuori e Proprio perché, portare. sì, ribadisco, se tu la prendi sul personale, cioè se tu quello che studi lo prendi sul personale e lo fai tuo, non importa qual è la domanda che ti viene fatto, Esatto. importa che cosa tu pensi dell'argomento. Esatto. E secondo me la cosa, che ci rende studenti e studentesse migliori è quando ad un certo punto tu ti rendi conto, a un certo punto del tuo percorso scolastico, chi prima o chi dopo, che di fronte hai non una divinità, ma un altro essere umano, un'altra persona che, anche se ha un titolo di studio superiore a te, non è superiore a te come essere umano, e quindi quel confronto non è più un esame, ma è un confronto, un Un dialogo, una dialogo. discussione. E tu puoi anche dire a un certo punto: non sono d'accordo con Esatto. lei.
questo è meraviglioso. Io guarda, ti dico, sai che mia figlia adesso fa la prima liceo, quindi Sì. non siamo ancora all'inizio di questo percorso, ma mi è piaciuto tantissimo quando lei, tornando a casa, mi ha parlato molto bene del suo professore di lettere, dicendomi una cosa bella, e cioè ci tratta come degli adulti. Ci chiede che cosa ne pensiamo. Quindi nell'interrogazione non sono tenuta a ricordare solo le parti mnemoniche, che comunque vanno sapute, Ci so, perché certo. una contestualizzazione, soprattutto della Assolutamente. storia, eccetera, ci va, ma ci chiede qual è il nostro pensiero. E allora è lì che tu, con lo studio, puoi arricchire il tuo pensiero e posso dire anche più dei tuoi professori, perché c'hai in mano la conoscenza di internet, dell'inglese, puoi studiare leggendo altre fonti. Dando tu delle curiosità che magari l'altra persona non conosceva, no? Guarda, mi Questo stai dicendo secondo. esattamente quando i miei figli hanno iniziato al terzo superiore si inizia filosofia, che secondo me andrebbe iniziata Eh prima, sì. ma vabbè, lasciamo fare. Hanno iniziato filosofia e quindi si inizia con i classici greci, no? Che sono una poesia, soltanto così, a vedere a volte anche il pensiero semplice. Poi dopo si sono andati a complicare, però veramente a decodificare una cosa semplice. E i filosofi greci che stanno lì da millenni studiati, cioè ormai non ci puoi fare un dialogo, no? Nel senso che ormai quello è stato il suo pensiero, non puoi interagire. Ma vederli che hanno studiato e venivano magari a tavola, a cena, se ne parlava e metteva in discussione, ma ti pare questa cosa? Ma non stanno in cielo né in terra? Certo, perché ci sono stati 2, 3, 4.000 anni di ripensate e di altre cose, ma tu immaginati all'epoca cos'era. Sì, però pensa se ora si venisse a fare un discorso di questo genere, cioè. Oppure altri filosofi che contestualizzati e modernizzati invece sono Si ancora sono ancora attuali. estremamente attuali, oppure sono stati rivoluzionari per quel tempo e oggi potrebbero essere ripresi per parlare di nuovo di argomenti, cioè il cogito ergo sum è esattamente quello di cui stiamo parlando oggi, no? Cioè, Assolutamente. penso e quindi sono, cioè non è imparo, non è butto dentro, no? La bulimia da su, butto dentro i concetti, sottolineo, faccio i riassunti, ma è prendo questa pagina e all'interno di questa pagina io voglio trovare una cosa con cui sono in disaccordo, una cosa con cui sono in accordo. Esattamente. Dove mi ritrovo io? Su qua, magari un testo di letteratura, no? Uno di antologia, in quale personaggio mi vado a identificare? E non sempre uno si identifica col protagonista, anzi, però, Esatto, cioè, provare. soprattutto oggi che abbiamo poi un sacco di temi come il tema dell'inclusione, il tema delle minoranze, il tema del linguaggio inclusivo, no? Per cui alcuni autori stessi amatissimi, oggi io li rileggo con un senso di fastidio a volte, no? Vero. Il tema dei cambiamenti climatici, delle migrazioni. Pensa quanto possiamo buttarci dentro, ti pigli Rodari, ti pigli Verga e ci butti dentro questa roba qua. Fico. Ah già. Voglio Dico. tornare a fare. Voglio tornare a fare, però, cioè, tornando, oh, questa è una cosa. Entro in modalità Vai. discorso. Allora, questa tornando perché stiamo parlando comunque di studio finalizzato, Certo. arriviamo alla fine di questo ciclo, arriviamo all'esame di Stato, arriviamo alla maturità, che poi invece in realtà parallelamente abbiamo un ritorno a una sorta di normalità anche in terza media, perché Certo, sì. anche alle medie, che poi sono sempre bistrattati, in realtà i ragazzi che fanno l'esame di terza media, il loro primo esame, Eh perché avendo sì, perché tolto quello delle l'abolito elementari delle non c'è più. elementari, hanno questa prima cosa e quindi anche a loro hanno riproposto, riproporranno gli scritti e poi faranno questo colloquio anche lì interdisciplinare. Multidisciplinare. E sono, li vedo, io ce l'ho in casa tutti e due, io e Spadio quest'anno, ho una terza media e una maturità, però li vedi, no? Che nel loro ambito, nel loro anche piccolo, cioè hanno
quest'ansia di oddio che cosa mi capita, oddio che cosa ci sarà, perché ora la prova di, questa è una cosa che si è saputa, che la prova di matematica non sarà soltanto le equazioni, il problema di geometria, ok, ma ci saranno anche dei quesiti di logica e quindi vanno insieme un po' tutto, e che è anche utile e importante, ma anche lì questa grande incognita, lascia stare, cioè, allenati a fare ragionamenti logici, quando poi te lo trovi scritto sul compito, se la tua mente è allenata, Esatto, ti è come viene fare naturale. Se tu lo fai l'enigmistica. solo per Esatto. l'esame, tu Non azzeccherai effettivamente mai quella non risposta e quella azzeccherai mai. domanda, mentre invece se tu alleni la tua mente, è come fare la settimana enigmistica. Io mi Esattamente. ricordo che quando io mi iscrissi, feci ai miei tempi, non so se c'è ancora, c'era il numero chiuso a Scienze dell'Educazione, ai tempi si chiamava Scienze dell'Educazione, poi è diventato Scienze Sì, della quello non lo Formazione so. Sì, penso che sia all'università. numero chiuso ancora. C'era da fare questo test. Il voto di maturità incideva, mi sembra, per i due terzi e per un terzo quello della prova d'ingresso, che era completamente a logica, era solo logica. E io, che avevo un voto di maturità scarsino, perché avevo, non mi ricordo neanche quanto ho preso, tipo 46, come erano ai tempi? Tu sei con i sessantesimi, no? Sì, Sei ancora credo della... Sì. 46, una roba del genere. Mi sono classificata nel numero, sono Per giusto entrare. proprio per il test di logica, perché non solo l'ho affrontato essendomi preparata su questo pensiero logico, ma perché l'ho affrontato anche logicamente, del tipo saltavo le domande che non sapevo, perché se le sbagli ti tolgono un punto, ma se non le fai non te lo tolgono, cioè tutta una questione anche proprio di strategia. Ma anche perché se tu ti incagli su una risposta che non sai e non vedi Perdi le altre, tempo. perdi tempo, quindi salta, vai su quelle che sei sicuro, poi ritorni. Cioè, esatto. Però anche questa cosa, cioè di concentrarsi il focus sulla maturità, fondamentalmente può essere di qualsiasi tipo, perché può essere che torniamo, no, non torneremo a quella del 19, non credo che torneremo con le buste, perché invece hanno ripreso, per quanto riguarda il colloquio orale, quello che è stato fatto l'anno scorso, che non ci sono state le prove scritte, ma c'era un orale che durava più o meno un'ora, che si partiva da un elaborato, quindi per avere una cosa scritta che lo studente aveva preparato nel mese di maggio più o meno, quindi su un Tipo una argomento di tesina. indirizzo. No, era proprio un elaborato sul Ah. tema dato dagli insegnanti di indirizzo, e quindi doveva essere una sorta di trattato, perché Ah, valeva come ok. prova scritta di italiano. Dopodiché sono state introdotte le tematiche, oddio, c'è un nome preciso, ma adesso mi sfugge, in cui praticamente anche lì è il solito discorso, imparatela a cavare, nel senso che c'erano i macro tematiche in cui, diciamo, ci si doveva costruire I tutto un vari discorso collegamenti, logico, diciamo. collegamento interdisciplinare. Okay? Quindi ai ragazzi erano state date le varie tematiche e per ognuna nello studio provavano a studiare con i vari collegamenti. Poi che cosa succedeva? Che come il giorno che apri le buste ti viene fatta vedere una foto, dato una citazione, che in qualche modo era riconducibile a una determinata area tematica. Anche lì i ragazzi hanno poi fatto, sono stati valutati anche in questo, come hanno collegato. Quindi magari ti esce una foto che ti porta al superio, non vuoi stare nella tematica del superio perché non vuoi parlare di determinati argomenti. Come ne esci e magari ti sposti su un'altra tematica parlando di cose a te più affini? È stato valutato anche questo, e non Certo. sono stati abbassati i voti. Cioè, non è che se io ti dico per te penso che dovresti seguire il filone del superio, non ci rimani dentro, allora non sai. Posso pensare che non eri a tuo agio in quel tipo di argomento, hai preferito spostarti su un altro. Come l'hai fatto questo salto? Se il salto è una forzatura,
è ovvio che ti Oppure una abbassa un proposta po'. culturale. Oppure una proposta, e dico: accidenti, bravo! Cioè, talmente tanto forte il tuo pensiero su un altro versante che il salto l'hai Sì. fatto in maniera esemplare. Quindi, fondamentalmente, quello che è importante è: può succedere di tutto in questa maturità, ma può succedere di tutto a un colloquio di lavoro, può succedere in cui tu sei chiamato. Se io faccio un colloquio di lavoro perché mi serve un tutor di latino e greco e mi viene uno che ha fatto ingegneria, dico: anima mia, convincimi, no? Sarà difficile che io possa prenderti per latino e greco, quindi è ovvio che devi venire una persona titolata ed esperta. Ma non è detto che tutti quelli che mi arrivano li assumo. Quindi convincimi, spenditi con Sì. la tua capacità di comunicazione, di empatia, di... No, E così è. poi mi viene da dire che comunque quando si acquisisce un certo livello culturale e un certo tipo di pensiero libero, aperto, critico e curioso, tutte queste sono delle competenze trasversali che vanno anche al di là del titolo di studio delle competenze che abbiamo già acquisito. Cioè io l'ho visto proprio nel mio lavoro. Io tutto quello che ho studiato, anche se non è prettamente inerente al mio lavoro, l'ho trasportato qui ed è diventato il Ma l'hai mio detto prima, bagaglio. noi siamo vecchie e quindi Esatto. ormai abbiamo cioè, dalla maturità a oggi nostra, dalla mia sono passati circa Vabbè, adesso non facciamo 31. i calcoli precisi, che non è rilevante ai fini degli Però, cioè, score. quello che mi dispiace, e lo dico rischiato, ma me la rischio, ma me ne assumo le responsabilità, è che quando noi eravamo a scuola avevamo professori che c'avevano una certa, Sì. fondamentalmente, ok? Ecco. Ed erano figli di una generazione o due, ma che sembravano veramente anni luce lontani a noi. Quello che io mi trovo adesso di fronte sono professori che sono della mia generazione, sono molti, vabbè, sono più attempati, però tanti stanno nei 50 anni, sono persone che hanno fatto il liceo, magari io entravo e loro uscivano, quindi il range è quello, e si sono completamente dimenticati di che cos'era stare sui banchi con un professore che non ti capiva, che non ti faceva, che non ti interessava, che non ti... E se lo sono scordato. E quando mi trovo persone così, veramente un po' mi viene male, Sì, sono perché... d'accordo e sono d'accordo sul fatto che purtroppo di fronte a ragazzi, ragazze, questo lo diciamo direttamente a voi, non troverete sempre le persone più preparate e sempre le persone più accoglienti. Questa è una verità, perché il sistema scolastico, non prevedendo mai nessun tipo di valutazione né didattica né psicologica degli insegnanti, quindi lì in mezzo c'è un po' di tutto. Ma ritorniamo al discorso: non studiate per loro, studiate per voi, perché un giorno li mangiate in testa questa gente qua. Esatto, perché magari trovate qualcuno che vi piacerà continuare a sentire, continuare a coinvolgere, continuarlo a magari a rendergli, a raccontargli che cosa state facendo nel vostro percorso di studi successivo e magari altri che non avrete più voglia di vedere o sentire, ma non sarà per una simpatia o un'antipatia perché ti ha messo 4 o ti ha messo 8, ma semplicemente perché vi rendete conto voi che magari non sono persone aperte a un dialogo. Cioè, anche voi potete valutare, voi studenti, quindi Esatto. potete valutare il vostro insegnante. Sì, e poi chiuderei con questo la puntata di oggi. Non sottovalutate, anche se siete giovani, l'importanza della salute mentale. Cioè, quando la scuola vi crea problemi di ansia, di angoscia, depressione, disturbi alimentari, quando nell'insieme di questa pandemia, di queste guerre, di questo mondo che fa cagare, scusatemi il Questo momento, francesismo, sì. no, non dimenticatevi che voi siete preziosi e importanti. Preziosi
prendetevi cura della vostra salute mentale. Nelle scuole di solito c'è lo sportello psicologico, altrimenti ci sono quelli dell'ASL. Se non ne volete parlare con la famiglia, non dimenticatevi che l'ansia e l'angoscia non sono propedeutiche allo studio e agli esami. Anzi. Si può imparare ed essere felici, non per forza angosciati. Quindi esatto. Se provate quel sentimento di angoscia e di paura, agite in modo da capire quali sono gli elementi che lo scatenano, perché non siete voi che lo state scatenando e non è lo studio, ma è qualche elemento esterno che voi potete comprendere e accettare. Quindi su questo, ecco, veramente non pensiate che la scuola sia per forza, no? La sofferenza. Non fatevi convincere dal fatto che dovete soffrire, perché non è così, ecco. Chiudiamo con la felicità. Sì. Quindi, per riassumere, non bisogna studiare per l'esame in sé, no. Ma per acquisire quelle competenze. E non aspettate tutte le disposizioni e le rettifiche e le cose. Voi continuate, è importante come vi avvicinate a questo momento, che è importante, e quindi cioè vivetelo come una chiusura di un vostro cerchio, che nessuno, diciamo, può portarvi via, e soprattutto lo decidete voi. Io una cosa adesso lo dico sempre ai ragazzi di terza media, la maturità, c'è un po' più difficoltà a farlo passare questo messaggio, ma divertitevi, è la vostra prima vera performance, divertitevi. Quindi se studiate pensando a come sarà l'esame, vivrete in un'incognita totale, e quindi sarete pieni d'angoscia, chissà che mi chiede, chissà che mi fa, chissà che mi dice, chissà che tempo, chissà. Studiate semplicemente oggi per domani, per farvi due spalle così e sedervi su quella sedia, consapevoli che siete voi i protagonisti di quella ora, e divertitevi. Sì. Se entrate nell'ottica di mi prendo una marea di soddisfazioni, in qualche modo proprio chiudo un cerchio iniziato 13 anni fa, ero un pupo e sono un uomo o una donna, cioè vi cambia veramente la prospettiva. Guardatevi allo specchio e ditevelo. Si va in scena. I protagonisti del vostro esame, non siete le vittime sacrificali, e se studiate pensando già agli escamotage, come faccio, come copio, No, sarete... pensatelo proprio come uno spettacolo teatrale. Esatto. E Chiara, tra l'altro, è un'attrice, perché fa parte di una compagnia teatrale. Un laboratorio teatrale di adulti. Si va in scena, questo esatto. È lo spettacolo. Esatto. Fico, mi piace. Fico. Grazie bello. Mille, Chiara. Grazie, veramente bello. La trovate su traumf.it per consulenze, informazioni, eccetera, sul metodo di studio. E se siete a Roma, in quale circoscrizione? Noi siamo in terzo municipio. Potete pure andare in sede, che loro ci sono. Grazie di cuore, e grazie di cuore a chi ci ascoltate. Grazie. Ciao.